Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, Señoras y Señores, Signore e Signori, sta per iniziare Va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live di lunedì sera, qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso, Saius, in provvisoriamente, i due compari, più uno, più M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Due, sì, perché per l'appunto è giunta alla sua seconda edizione, la seconda stagione, il secondo anno che va in onda in diretta qui su Saius Web Network il lunedì sera. E appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin-Frankfurt Roma, CET, set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23:30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.saiuswebnetwork.it, pure adesso, durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica, info@saius.com, gianluca@saius.com e luca@saius.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @Saius, quindi @Saius, tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Saius carica per tutti noi in YouTube con il nome Saius Radio, tutto attaccato minuscolo. E poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.saiuswebnetwork.net, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Saius Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo, in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare, come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Saius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo, in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte! Bene, carissimi amici web radio ascoltatori e naturalmente anche amici web TV spettatori, sì, perché se andate in www.saiuswebnetwork.it ci potrete, nella fattispecie mi potrete anche vedere, oltre che sentire qui su Saius Web Radio, anche in Saius Web TV ci vedete e ci sentite. Vabbè, vedrete la mia immagine, non è il massimo di quello che si può avere, però accontentatevi di questo. Allora, No, diceva no. Allora, ben sì. Io non lo so, dipende un po'. Naturalmente in versione ingrassata, perché dopo diverse cose. No. Va bene, allora, ben sintonizzati. Dovremmo investire sul cinemascope, secondo me, sia quello che ti...
dovremmo investire anche su qualche altra risorsa femminile che sicuramente apprezzerebbero più di me. Però allora, benvenuti, vabbè, buonasera a tutti. Dimmi pure, Luca, se posso iniziare oppure continuiamo a interromperti, infatti, questa cosa. Iniziamo un po' in maniera così. Allora, buonasera e buonasera a tutti, carissimi amici di Saiuz Web Network in www.saiuzwebnetwork.it. Sono le 22:07 minuti primi, siete in diretta qui, come sempre, con il nostro consueto appuntamento dei lunedì sera dalle 10 di sera, ore italiane, naturalmente sempre orario italiano. E un saluto a tutti i nostri amici che ci seguono, ci ascoltano e soprattutto ci possono vedere, mi possono vedere, certo, una magra e amara consolazione, ma accontentatevi del vostro Gianluca, appunto qui su Saiuz Web Network, con la nostra consueta trasmissione dei lunedì sera, provvisoriamente due compari più uno, due, perché giunta la sua seconda stagione, il secondo anno che va in onda qui su Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV. E questa sera abbiamo come ospiti TBC, e quindi vi preannuncio gli ospiti di questa serata, che sono già qui con noi, sempre nel solito cantuccio dove lasciamo i nostri ospiti, vero Luca, di là in cucina, tra la cucina e tra Saiuz. Il salotto, tanto a scorazzare su e giù per la casa, a bersi due birre, far qualcosa, no scherzo naturalmente, e benvenuti a tutti coloro che ci stanno ascoltando e magari mi stanno guardando per la prima volta qui, e forse l'ultima, caro Luca, non lo sapremo mai, per la prima volta qui su Saiuz Web Network. Naturalmente vi diamo un caloroso benvenuto e ben ritrovato a tutti voi, e naturalmente un ringraziamento di cuore a tutti coloro che ci stanno seguendo ormai da mesi e dall'anno scorso, e gli affezionati. Vi ricordo, andate subito nel nostro sito in www.saiuzwebnetwork.it, dove troverete anche la chat e naturalmente lo strumento primordiale, diciamo un po' così, primario, importante, con cui comunicare naturalmente con noi, ma soprattutto con gli ospiti della serata, a cui poter fare delle domande. Allora, cari amici, passo subito la parola. Non lo vedete, ma lo sentite, e quindi sulla Saiuz Web Radio, ma anche sulla Saiuz Web TV, anche se vedrete me, il grande, importantissimo, stavo dicendo inesorabile, non c'entra nulla, caro Luca, impareggiabile, invisibile Luca! Ciao Luca! Buonasera. Ciao a te Gian, buonasera. Buonasera Gian, ma in realtà, come vedi, stasera stavo già scalpitando e volevo introdurmi anch'io da solo. Quindi buonasera a te, buonasera ovviamente a Saiuz, che come ogni lunedì, e non solo i lunedì, ci permette di andare in onda. Buonasera ai nostri ascoltatori e spettatori, perché di fatto hanno anche la possibilità di vederci, anzi vederci, perché di fatti poi è tutto incentrato, il mondo gira intorno a te, caro Gian, ma soprattutto un caloroso e sincero buonasera agli ospiti di questa sera. Questa è la band TBC, che adesso ci diranno questa, cosa vuol dire questo acronimo, che ci accompagneranno in questa... Non vogliamo svelare nulla, lasciamo tutto un mistero. Ecco, un mistero, no, perché infatti non c'era nell'evento, nella presentazione, quindi. No, che ci accompagneranno in questa serata un po' uggiosa, un po' piovosa, almeno da queste parti, e ricordiamo insomma nuovamente agli ascoltatori che potranno interagire direttamente con noi e ovviamente anche con loro mediante la chat posta sul sito saiuzwebnetwork.it. Ricordiamo anche una piccola nota tecnica che qualora il play di Saiuz Web Network non dovesse funzionare per qualche arcano motivo, sulla pagina dove è presente la chat in basso potete tranquillamente utilizzarne un altro, dove tra l'altro è presente la web TV, quindi a maggior ragione se volete vedere Gian utilizzate quello presente sulla chat. Che puntata siamo arrivati, caro Gian? Alla numero 31 dall'inizio, esatto, dell'anno, di questa seconda stagione, perché sono già due anni che andiamo in onda, non ci hanno ancora fatto fuori, anzi insistiamo, perché prima andavamo solo web radio, adesso anche web television, abbiamo tutto proprio, siamo la prossima volta andremo, l'anno prossimo in 3D andremo direttamente, sì, con l'ologramma probabilmente. No Luca, siamo già in 3D con me, ho aumentato anche 4D secondo anche me 4D, e quando vedranno Saiuz e quant'altro. Beh, diciamo la verità, comunque due precisazioni, Luca, poi ti passo la parola giusto per allacciarmi. Seconda stagione,
le nostre stagioni sono un po' strane, perché non sono stagioni che partono dall'anno solare, quindi secondo anno sì che andiamo in onda, seconda stagione naturalmente dall'inizio dell'anno, perché ricordiamo la prima puntata di Provvisoriamente Due Compari andò in onda a fine gennaio del 2012. E poi stavo dicendo, volevo dire, in effetti, per non dimenticare e dar merito a tutti, e a tutti anche noi stessi, è tutto... cavolo, ho detto, non lo so, ma l'ho detto bene. Tu usi le stagioni saiuziane, secondo me. Questa voce che va in riverbero. Bello. A 2 mm dal microfono. Era Saius, per chi non lo conoscesse, ma non lo vedete, non vi preoccupate, lo vedrete, spero che si farà vivo. E dicevo, caro Luca, appunto, che noi effettivamente siamo già andati in onda sulla web TV, in senso che, al di là del fatto che noi ogni lunedì andiamo in onda anche sulla web TV, nel senso che ci si può ascoltare, ma in onda sulla web TV, che ci si può anche vedere, eravamo andati in onda, ti ricordi, e appunto lo voglio solo dire, l'anno scorso, un anno fa, settembre e ottobre, con delle puntate in cui ci sono state la Domenica Zamara, questo cantante lirico soprano, che tra l'altro faccio un piccolo spazio Marchette e poi dirò due cose, e lei Manema con la Sabina Angelova e tante altre cose, quindi adesso si devono accontentare provvisoriamente del sottoscritto, ma sono una sorta, come direbbe, sai, sui test, i test che dobbiamo fare anche per test. Vedere un test, sì, però un test, scusami, è sempre è un test, è un testino. È un sei limitato lì e ti sei fermato lì, ti sei fermato lì, perché un destino, non vogliamo le parolacce in Natalia, stai giù, ti ho detto mille volte, stai giù Gianluca, non è lo zampone tuo, hai capito? Stai giù Natalia, stai giù. Okay. Oh, volevo su cane, mo cazzo. Va bene, questa bellissima parentesi canina e anche leggermente sicula. Direi che potremmo parte, tranquillamente parte europea e parte sicula, ok? chi ci manca, Gian, questa sera, a parte gli ospiti ovviamente? In che senso? Da presentare, manca ancora qualcuno, qualcosa forse. Sì, qualcosa, mi sento che manca qualcosa, a parte noi, noi avremmo da dire tante cose, caro Luca, e vabbè, e un ringraziamento particolare poi va a qualcuno, perché se ci siamo dimenticati ci verrebbe, no, in realtà tutto. Ricordiamo lunedì scorso l'ospite One Man Pierre, sì. E sì. Pizza, il DJ, sì, di Radio 105, che ci hanno fatto compagnia, che sono stati i nostri ospiti per una bella puntata, una bella diretta in cui abbiamo avuto modo di mandare in onda non solo musica ma anche arte da un altro punto di vista, cioè quello della pittura, perché esatto. Appunto One Man Pierre aveva ma dillo tu già, perché alla fine tu hai assistito, hai avuto modo di vedere dal vivo questa mostra, quindi ne sei sicuramente molto più di me. No, io più che altro è stato un piacere anche incontrare appunto Pizza. Ringraziamo ancora Roberto, che salutiamo, Roberto di Indie Arts, il quale poi so che ci ha chiesto e ha anche pubblicato la puntata precedente, naturalmente ritagliandola un po' anche per poter snellire di varie cose, dove appunto ha tolto il superfluo. Esatto. Okay. Ha messo il pollino rosso sulla tua faccia, esatto, sei sempre qui criptata, non sarebbe neanche male. E appunto con Pizza di Radio 105 da Tutto Esaurito con Marco Galli, che conoscerete bene, abbiamo avuto questo ospite, è davvero eccezionale, è stato un piacere conoscerlo e vedere le sue opere, è un po' particolare, un po' strane. Tra l'altro faccio spazio Marchette non tanto per noi, perché a noi come sempre non ne viene nulla, perché non diamo e non chiediamo nulla e soprattutto lo facciamo anche senza che gli altri ce lo chiedano. Sono stato appunto a questa meno male che non diamo, non diamo ma non chiediamo nulla, ma soprattutto noi diamo nel senso di spazio anche senza che gli altri ce lo chiedano, per cui veramente siamo stupidamente e ingenuamente bravi e buoni, lo dico perché conosco Luca e Saiuz e posso permettermi di dire come lavoriamo noi, certo autoproclamarsi è un po', però sono stato a questa mostra appunto Book Pages di Michele Cavaliere a Treviso dal 12 ottobre al 10 novembre 2013 e naturalmente a Spazio Paraggi, che è in via Pescatori 23, Treviso, che ribadisco è una città veramente splendida, per chi non la dovesse conoscere, è una piccola Venezia oserei dire, tra i vari che commenterei, e
Io non sono né amante delle opere in senso lato, né vado a mostre di certo di opere moderne o comunque contemporanee o particolari come possono essere queste, ma Michele, che è una persona, appunto, un amico che ho conosciuto da poco tramite appunto nostri amici comuni, devo dire che mi ha entusiasmato, mi sono piaciute le sue opere, dove con questi quadri, o meglio queste tele su delle pagine, lui evidenzia una parola che gli è rimasta un po' impressa e l'ha colpito e disegna sopra delle immagini davvero interessanti che esprimono molto e mi hanno veramente comunicato molto. Per comunicare qualcosa a me deve esserci qualcosa di davvero speciale. Vabbè, io provengo dal teatro, dalla forma d'arte un po' primordiale di base, però ovviamente devo dire davvero interessante. Vediamo se Michele riusciremo ad averlo ospite e ci verrà, come già concordato con lui, anche a disegnare, perché lui è un disegnatore, fa fumetti, fa varie cose, anche in diretta qui presso lo studio di Science. È inutile che fai, guarda che mi sono messo sulla tua testa, anzi con l'immagine adesso c'è una mia immagine che è proprio sulla tua spalla. Oh, dov'è, di questa o di questa spalla, Science? È quella lì che ho toccato per ultimo. Ecco qua, allora la destra, la mia sinistra. C'è una zanzara o una farfalla che mi gira intorno? C'è Salut, sono qua. Allora, cari amici, cosa dite? Se la mostra del Gesù qui? Cominciamo perché sono le 22:17 e i nostri ospiti sono lì che stanno dormendo. Mi sento non fare. 22:17 potremo finalmente chiamare in causa i nostri ospiti, se non se ne sono andati e ci hanno giustamente boicottato. Allora, caro Luca, io passerei la parola al grande mitico Saiuz, che non abbiamo presentato, ma ormai è entrato. Però con i dovuti onori, l'inesorabile, l'inafferrabile, l'invisibile, ma visibile in questo momento su questa mia spalla, il grande Saiuz. Se faccio così si vede che lui mi hai ficcato un dito non so dove. E se tu fossi qui io dovrei fare così e tu sei la mia destra. No, comunque no, volevo solo salutare tutti quanti i nostri ospiti. Ho finito, sto a posto, potete passare oltre. No, il notare, prossimo sto a posto, cioè tipo io passo, cioè, io passo, per me è la partita briscola, i nostri ospiti e noi passiamo oltre. Bella immagine, sì, soprattutto dice il prossimo, come le audizioni, no, che tra l'altro e poi vedrete il video. Il video. Bene, allora caro Luca, presentaci, allora io passo la parola a te, non voglio fare il solito che prendo la parola, presentaci allora i nostri ospiti che abbiamo qui con noi questa sera. Punto di domanda. Gli ospiti questa sera che provengono, da dove li abbiamo pescati? Piccola premessa, li abbiamo trovati, pescati, selezionati, uso il termine che più preferisci, da Giamendo, che spesso e volentieri, certo, ci dà modo di trovare tanta buona e bella musica. Questa band sono italiani, ricordiamolo, i Together by Chance, e questa sera i nostri tre o quattro, ma direi che sono tre questa sera, baldi giovani, ci fanno compagnia. Chi abbiamo? Marco. Ciao Marco. Ciao ragazzi. Eccoci qua. Ciao Marco. Ci sono anche Davide e Antonio. Ciao. Ciao Davide e Antonio, ciao Marco. Allora un benvenuto ai TBC, giusto all'inglese. Che non è la tubercolosi. Che non è la TBC, esattamente come avevo detto all'inizio. Bravissimo, My Together My by Together. Chance. Esatto. Bene. Esattamente. Innanzitutto come stanno arrivando? Com'è l'audio? Perché in diretta arriva bene. Voi? Come sentite? Qui diciamo che siamo partiti bene, adesso è un po' spezzettato. Esatto. Oh, però dai, vi sentiamo per ora, ma che vada, vi scriviamo, grazie. Grazie. Bene, allora, quindi è un piacere avervi con noi questa sera, cari TBC, TBC o TBC. Naturalmente è un piacere avervi qui con noi, anche perché appunto scovandovi da giamendo.com, questo sito che regala veramente artisti strepitosi, noi di SciSub Network, ribadiamo ancora una volta, essendo un network indipendente, potremmo mandare in onda i vostri brani. Dico bene, Luca? Se sbaglio. Esattamente, questa sera manderemo ben 6 brani, se ce la facciamo, ma non ce la faremo mai, lo sappiamo, no, già, che sono già le 22:20, esatto. No, scherzo a parte, e quindi vorremmo anche sapere cosa hanno da raccontarci questi ragazzi, e quindi se non ti dispiace, cara Gianni, io passerei subito alla prima domanda a questi ragazzi, certo, che ormai
Rotto del ghiaccio abbiamo fatto. Caro Luca, farei un attimo, caro Luca, farei un saluto alla chat, perché così le ricordiamo anche che in www.sidesobnetwork.it abbiamo la nostra chat con cui poterci comunicare le vostre idee. E vedo che c'è un Marco, sarà il solito Marco, amico mio, che saluto tanto di cuore, che ancora non ho contattato. E chiedo venia. E naturalmente invito tutti gli altri amici, anche i fan dei TBC, e non solo, e coloro che potrebbero avere qualsiasi domanda da porgere ai nostri ospiti, da girare, di iscriverci nella chat in www.sidesofnetwork.it. Entrate nel nostro sito, vedete palinsesto, sul lato sinistro della chat, che è questa parte, se mi vedete a specchio, troverete appunto questa grande icona, questo grande appunto link cliccabile con scritto chat. Entrate dentro e iscriveteci, fateci sapere la vostra. Nelle nostre pagine in Facebook, in Facebook troverete il nome Sayuz Web Network, ci potrete scrivere ed ascoltare anche lì. Naturalmente c'è anche il canale di Sayuz Web Radio Classico, lo ricordiamo, non abbiamo mai detto, caro Luca, non abbiamo mai promosso, nel senso di promuovere, nel senso di fare promozione abbastanza, ma c'è anche quello. Ma voi ascoltate invece l'altro e andate sulla web TV, dove potrete vederci, ma nella fattispecie vedete solo me questa sera, ed è un peccato. Quindi iniziamo con i TBC, Luca, come dicevi, no? La prima domanda è un peccato, era bella questa cosa. Peccato, sì. No, prima domanda giusto di Ridio, per capire, abbiamo detto che sono italiani, ma non sappiamo di quale area geografica dell'Italia sono. Sappiamo che cambia molto la cultura musicale da nord a sud, est a ovest. Quindi, ragazzi, voi di dove siete? Beh, noi siamo di Mestre, in particolare, perciò siamo proprio vicini a Venezia, per capirci. Siamo proprio la città più vicina. Siamo due di Mestre e due di Marghera, per l'esempio. Per la precisione, sì. Guarda, a saperlo prima vi invitavamo nel nostro studio. Ecco. nel mio studio, non nel nostro, nel mio. No, scherzo. Giusto, Luca? Sì, sì, infatti ti ha pagato l'affitto questo mese, Sayuz non mi ha pagato manco il telo. Se ti paga l'affitto, no, scherzo, se mi paga l'affitto, poi io chiamo i sindacati. Quindi già parlavi prima del Treviso, che è una piccola Venezia, i ragazzi vengono proprio da lì. Sono vicino a me, no, non precisiamo, sono di Mestre, no, ovviamente. No. Non vorrei mai. Esatto, sai che per me, che sono abito in Emilia, per me è tutto uguale. Nel senso che non vedo molta differenza. No, invece, però capisco che è il campanilismo. Sì, no, a parte i campanilismi, a parte che anche ma anche Mestre è una bella città, tra l'altro, perché tanti non sanno, insomma, ma più o meno sì, no, infatti volevo precisare, la viviamo esatto, sì, no, beh, il centro storico il centro storico, l'area pedonale del centro storico è stupenda, dove c'è il Toniolo, dove ci sono sì. Tra qualche anno sarà un po' più, dai, sì, il resto sappiamo che è una città, insomma, un po' come tutte le grandi metropoli, che offre parecchio, però ovviamente poi è quello che è. E allora, caro Luca, dopo questa domanda, dove io mi stavo per bruciare, ovviamente, come al mio solito. No, va bene. Io ti lascio andare, tanto sai che... Sì, tanto io. Prima di far sentire un brano, che è anche giunto il momento di far ascoltare un brano, perché sennò gli ascoltatori non hanno modo di sapere di chi stiamo parlando. Vorrei solo rammentare quanti anni hanno questi ragazzi. Quindi, ragazzi, ditemelo voi, quanto siete vecchi. E cosa suonate ognuno di voi? Io sono e perché? Antonio, non so qualche altro. E perché? Io sono Antonio, suono la chitarra elettrica, 19 anni. Giovanissimi. È il più giovane? È il nostro più giovane, sì. Il più giovane, ok. Esatto. Io sono Marco, invece, il tasterista, e ho quasi 25. Come Davide. Ah, un vecchietto proprio. Sì. Siamo i più vecchi, io e Marco siamo i più vecchi, e anche io come lui abbiamo quasi 25 anni, diciamo, mentre invece Alberto, che è il batterista, ne ha 21. Comunque un gruppo giovane, insomma, quindi sì, complimenti, dai, teniamo una media abbastanza bassa ancora, esatto, quindi complimenti anche per la vostra tenera età, mi verrebbe da dire, nel senso buono. Ma detta così, sembro, come sempre, faccio le mie belle figure, no, nel senso che io faccio sempre i complimenti ai giovani che suonano e appunto si danno da fare, e siete in giamento, quindi questo vuol dire già un grande passo che avete fatto, e vi auguriamo naturalmente di poter anche ampliare ed andare avanti anche tramite noi di Sayuz, che vi supportiamo con la vostra musica. Tra l'altro, TBC, spieghiamo un po', domanda anche questa banale e stupida di rito, ma per rompere il ghiaccio, dopodiché, visto che abbiamo la fortuna che possiamo ascoltare i vostri brani, perché li possiamo mandare in onda, essendo sotto licenza Creative Commons, come sai io stesso da sua scelta fa, quindi non si ha, ditemi appunto
l'origine del vostro titolo, da quale idea è nata e perché avete scelto questo titolo, e poi dopodiché ascoltiamo un brano, così contestualizziamo e cominciamo a ascoltare le vostre opere. Allora, abbastanza semplice anche. Together by Chance è una costruzione e significa insieme per caso. Siccome sembriamo messi assieme per caso perché ci siamo incontrati nell'arco degli anni e aggiunto una alla volta, in realtà poi abbiamo scoperto che ci sono dei collegamenti tra di noi, quindi non siamo realmente insieme per caso. Quindi ha un po' a significare questo, diciamo, contrapposizione tra lo stare insieme per un motivo o per nessun motivo. Bella questa cosa. E Gian e Saius potrebbe avere lo stesso significato, se vogliamo, per come ci siamo peccati, però vabbè, evitiamo. Sì, non approfondiamo. o non cerchiamo di sviare, sminuire quello che hanno appena detto. Non voglio parlare, io voglio far ascoltare il primo brano di questo gruppo. Così. Come se loro hanno Saius delle preferenze... No, ce l'ho io le preferenze, Saius. Io farei ascoltare, se non ti dispiace, ovviamente, Il sogno di Chiara. Perfetto. Lì è un bel brano, quello lì. Ci mancava solo. Allora mandiamo questo brano a me. Non mi piace, fa schifo. E allora, come dico sempre. E allora, vai col brano che voleva dire. Perché Saius avrebbe il coraggio di farlo. Sì, no, ma non è coraggio, non so se chiamarlo ingenuità o semplicemente un sano, sì, è genuino, lui è genuino. Perfetto. È vero, lui è sincero. No, vai col brano, è partito. Io stavo cercando di chiamare in caso Marco per dire. Perduta, apri i tuoi occhi che è finita.
Bene, 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 buonasera e ben ritrovati carissimi amici web radio ascoltatori, ma soprattutto amici web tv spettatori, perché siete in diretta qui su SciSub Network con la nostra consueta trasmissione dei lunedì sera dalle 10 di sera ore italiane, le 22 CET Central European Time, sono le 22.32 e questa mezz'ora appunto è volata via di sole presentazioni, ma neanche più di tanto, abbiamo già sentito la loro viva voce dei BM. Stavo dicendo BMT, che è la mia trasmissione dai TBC, mi sono confuso e dicevo appunto che ci potrete anche guardare, o meglio ci potete vedere, ma più che altro vedete me e il grande Salz che è qui, che lo sorreggo, lo sostengo un po' se qua è, appunto sulla web tv in www.salzobnetwork.it, che è il nostro sito, e partecipare attivamente, c'è Salz che borbotta qualcosa, e partecipare attivamente partecipare attivamente alla nostra conversazione in chat sempre nel sito di www.salzobnetwork.it. Appena entrate sul lato sinistro troverete l'icona e quindi la manina diventa linkabile col click, cliccate sopra e andrete appunto nella chat di Sites Web Radio, Sites Web TV, e con i TBC che si stanno già parlando, e torniamo a loro, abbiamo appena ascoltato un loro brano, vero Luca? Uno dei tuoi preferiti, devo dire, no Luca? Cioè, diciamo che li ho scoperti con questo brano, quindi, cioè li ho trovati successivamente con questo brano, quindi mi ha sicuramente colpito, anche perché loro poi cantano in italiano, che sai che oggigiorno ormai tutti quanti si danno chi più chi meno all'inglese, e invece loro vedo che continuano, si danno la macchia, esatto, loro invece che zitti zitti vedo che si stanno muovendo bene, sì, da questo punto di vista. Volevo solo dirti una cosa, Una cosa relativamente al video, alla web TV, che questa sera appunto, come abbiamo già ripetuto più volte, è possibile vedere, tu vieni molto bene, Saius, in alto a destra dello schermo, è veramente qualcosa di inenarrabile. Piccola postilla. Tornando invece ai Together by Chance, eccoci qua, volevamo appunto chiedere ai ragazzi che tipo di sound, se non sbaglio, erano rimasti a questo, poi volevamo anche sapere come contattarli, come contattare la band, che tipo di sound voi suonate, a chi la chiedo? Ma posso rispondere io, anche se ho sentito per metà la domanda, è su che tipo di sound noi ci ispiriamo o componiamo, facciamo? Esatto. Ok, esatto. Allora diciamo che i nostri gusti musicali sono molto vari, ognuno ha i propri gusti che spaziano un po' dal pop all'elettronica, al metal, al rap, quindi in realtà ognuno cerca di mettere un po' del suo per arrivare al lavoro che avete ascoltato e che speriamo insomma ascoltiate anche durante il resto della trasmissione. E noi per lo più adesso cerchiamo di puntare un attimo su un rock, un pop rock elettronico, un pop elettronico. I testi in italiano ci sembrano il modo migliore per arrivare verso la gente che ci ascolta. Quindi sì, come avete potuto sentire, infatti anche c'è una grossa componente tastieristica sotto, apposta per dare questo senso di elettronico ma anche di pop, in modo che un po' tutti possano ascoltare e apprezzare quello che suoniamo. Sì, e per quello che concerne invece i testi, chi è che si impegna di più per la realizzazione? Sono io, il cantante stavolta al che compito di scrivere i testi. Sono Davide. Davide, perfetto. No, in realtà io lo sapevo Gian, però volevo che lui lo comunicasse agli ascoltatori, che difatti non potevano immaginare. Davide Bergantini, ti piace questa cosa? Sì, adoro. No, questa, è vero, no, questa sera i ragazzi sono 3 su 4, ricordiamo che la band è composta da 4 elementi, sono solo tra virgolette in 3, quindi Davide tu sei quello che oltre a mettere la voce ci mette anche la testa per quello che riguarda il testo, quindi? Eh sì, ci metto le parole delle canzoni. Ma tutto sì, da che solo? Solitamente, diciamo che hanno proprio la caratteristica di essere prodotte di notte. Ecco, questa qua è la linea che le collega tutte quante. Ah, quindi diciamo che è una caratteristica denominatore. Sì. Infatti, effettivamente ho notato già molti artisti, molti cantanti, poi tu lo sai meglio di me, danno il meglio di loro nelle fasce, no, quando il sole è già tramontato. Sì, sì, vero, vero, vero.
Ormai l'ispirazione viene, o non so se è per un motivo di tempo o per pura ispirazione, viene sempre a quell'ora là. È vero. Non so se è fisiologico o biologico, o se proprio perché uno non ha tempo durante il giorno, o se la notte concilia magari qualche effetto di, sai, di sveglia, nonostante sia tutto l'opposto. È vero che la notte, la fascia migliore è dalle 2 alle 4, vero? Confermate? No, in realtà non abbiamo sentito. Ma ci siamo persi questo pezzo perché c'è qualche problema di audio. Ah, ho capito, esatto. Sì. Sì, ho visto che... No, ci semplicemente... Esatto, quindi sì. la domanda, perché infatti il bello del web è che ci collega da parte a parte del mondo, ma per quello che riguarda la domanda di Gian, lui vi stava chiedendo se la fascia migliore addirittura per quello che riguarda la notte fosse dalle 2 alle 4 di notte, quindi proprio una fascia specifica. Sì, è un po' esagerato fino alle 4, ma capisco che dopo la mezzanotte... Che magari no, uno dai, diciamo... Dopo... Diciamo dalla mezzanotte all'una e mezza, sì. Due, ecco. Sì, perché mi rendo conto che se uno deve andare a lavorare o fare altro il giorno dopo, appunto. È ovvio che le 4. Ma io ho fatto anche questo, anche Saius, ovviamente, con Saius, in Saius e dove Saius. E soprattutto perché guai a guadagnare solo un euro da queste cose. Figura, o un grazie. Un grazie. O un bravo anche. Bravo già anche fatto Drappendistory alle 4 e mezza del mattino. Va bene, scatino Natoli adesso. Dai, scatete. No, meglio di no. No, però sai, se prima che tu ti intrometta inutilmente, no, scherzo, no, per quello che riguarda invece ragazzi, perché il tempo sapete che è tiranno e i brani vogliamo farli ascoltare tutti, ci proviamo perlomeno, perché vogliamo che gli ascoltatori conoscano appieno le potenzialità di questi ragazzi. Sono ragazzi, sono giovani, vanno dai 19 ai 25 anni. Abbiamo appena detto che non possono sempre fare le ore piccole perché devono lavorare, ma voi cosa fate esattamente nella vita? Beh, diciamo che c'è chi studia, chi lavora, chi studia e lavora, perciò siamo in quella fase di passaggio tra lo studio e il lavoro, perciò c'è chi fa entrambi, chi fa uno, chi fa l'altro. Quindi, e tu invece cosa fai? Io studio e lavoro. Ah, tu studi, lavori e canti. E canto, sì, anche. Beh, diciamo che almeno sì. Tutti fanno due attività, che sia studio che lavoro, e poi ci dilettiamo a suonare. Io per esempio lavoro, Alberto adesso studia invece, sì. E io Antonio studio e basta. e avanza perché Antonio ha appena iniziato l'università, quindi è solo agli inizi. Sì, è in quella fase in cui feste universitarie, fiumi di birra, ho capito. esattamente. La fase Gian, che diciamo che ricordiamo con molta nostalgia, ma d'altronde cosa ci vuoi fare? Io no, invece, perché non... No, perché non studiavi. Io perché non... sono lo sfigato che non combina mai niente? Tra l'altro non bevo, non fumo, sono astemio, tutte quelle belle così. Però, cioè, che cavolo! Come il nostro Davide. Ah, sì? Ho capito. Anche Davide non beve, non fuma, non ha vizi, insomma. Beh, oddio, poi dipende, no. Perché... Ne abbiamo altri magari. Vabbè, cioè, parliamo di questi noi. Esatto, noi parliamo di questi, esatto. Siamo ancora in fascia protetta, vorrei, esatto, ricordarlo. Come tra l'altro, infatti, vedo che sono già le 22:41, non è, sì, carino, sì, mandare troppi brani subito, ma abbiamo perso, insomma. Abbiamo investito troppo tempo all'inizio e quindi cerchiamo di recuperare. Esatto, cerchiamo di recuperare un pochino, giusto Saius? Quindi che si è addormentato, immagino. No. Dicevo, mi avete lasciato in disparte, ero qui che facevo un sonnellino. No, vorrei far sentire il brano più ascoltato su Giamendo dei TBC, che sarebbe Stralci di vita. Devi sapere, già questo brano ha annovera migliaia di ascolti, più di 2000, oltre a diversi download, ho visto, e quindi diciamo che la rete vedo che pian piano inizia ad apprezzarlo, quindi quando vuoi Saius manda pure Stralci di vita dei TBC, Together by Chance, e vai con Stralci di vita.
Che però detto così già viene voglia di morire. Bene cari amici, allora siete sempre qui in diretta su SciSwap Network in www.sciswapnetwork.it. Le 22:46 minuti primi di provvisoriamente due compari più uno, giunta alla 31esima trasmissione puntata in diretta qui con il nostro consueto appuntamento di lunedì sera con gli ospiti TBC, che naturalmente di cui stiamo ascoltando i loro brani. Abbiamo appena ascoltato il loro brano, dove poter trovare appunto qualcosa riguardante i nostri amici. Allora caro Marco, ti avevo cercato di chiamare in causa prima della prima canzone. Sì, ma il tempo stringe anche qui. Non ci sono riuscito. Sì. Allora, ricordaci appunto il sito, o comunque la pagina dove potevi trovare, la vostra email e quant'altro. Il codice fiscale, l'IBAN. Il codice fiscale, dove farti accreditare addebitando... Molti soldi per sì, il nostro progetto. No, scherzi a parte, allora, voi ci trovate su Facebook o cercandoci come Together by Chance, oppure facebook.com/tbchancemusic. Invece se volete contattarci direttamente via mail, la mail è tbchancemusic@gmail.com.
ricordiamo come scriverlo, TB Chance, scritto proprio C-H-N-C-E, quindi tipo chance, chance all'inglese francese. Perfetto. Giusto per voi anche, no? Intendo ovviamente nel vostro interesse che sia più chiaro, comprensibile. Anche se Luca sicuramente adesso l'avrà già scritto in chat per gli amici che appunto sono nella chat, e lo avrà anche già scritto come fa sempre puntualmente, non l'ha fatto stavolta, no? Adesso per scriverlo ho sbagliato anche a... lo stavo scrivendo e mi sono mangiato una lettera, quindi... E stavate dicendo, stavi dicendo, Marco, appunto l'email, quindi tbchancemusic@gmail.com. perfetto. Mentre su Facebook ci trovate sempre come TB Chance Music o nel motore di ricerca Together by Chance. Ok, perfetto. Quindi questi sono, diciamo così, gli indirizzi presso cui trovarvi se qualche amico vuole ascoltare. E prossimamente, appunto, come ci accennavate nel fuori onda, realizzerete anche qualche video, quindi vedere qualcosa riguardo ai Together by Chance. Mi piace questa risata... Sì, stiamo leggendo la chat purtroppo, e quindi allora andiamo con la chat. Cosa dice? Chi è questa Jessica? Però forse è un Jessico, credo. Sì. molto probabilmente. Allora, è una Jessica con la sorpresina, diciamo, esatto, così. Esatto. Diciamo una Luca, come ti sei spinto così in basso, Luca? No? Sei diventato no, sai. Vabbè, ma no, perché effettivamente un Jessico, sai, perlomeno mi aspettavo qualcosa di un pochino più avvenente, invece loro mi hanno subito stroncato. Però vorrei, prima di, visto che stiamo parlando di chat, ricordare che circa un'ora fa, no, scherzo a parte, un po' di minuti fa, Melinda ci chiedeva relativamente al primo brano che abbiamo sentito, che per chi non se lo ricordasse è Il sogno di Chiara, chi rappresenta Chiara? Quindi vi giro subito questa domanda da parte della chat, prego. Beh, dai, rispondo io, visto che il testo è mia produzione, ecco, dai. Allora, Chiara è molto semplice. Diciamo, Chiara non è una persona in particolare, ma è interpretabile in ognuno di noi. È quella fase in cui da ragazzino vivi, diciamo, in un certo sogno, e poi diventi grande e di colpo ti svegli e ti accorgi di quello che è intorno della realtà, diciamo. Perciò della... quel saltino, quel livello di maturazione, quando poi ti accorgi di essere in un mondo diverso da quello che vivevi fino all'altro ieri. Gian, è molto filosofica questa cosa. Oh, sì, molto interessante anche. Molto condivisibile. Sì. Diciamo che è venuta anche abbastanza di getto, non è stata molto ragionata. È stata una cosa abbastanza... Per quello l'idea mi è piaciuta molto di più, perché è stata... Non è stata a tavolino, ma è stata proprio una cosa venuta spontanea. Ho capito, beh, ho capito. E per quello invece che riguarda, visto che siamo in tema di brani, come sono usciti fuori, no? Come, da quale mente artistica sono stati concepiti, Stralci di Vita invece come è nata? Mi senti? Dicevo, Stralci, sì, di Vita, Stralci di Vita, il secondo brano che abbiamo ascoltato, come è nata? Beh, in realtà Stralci di Vita è stata la prima canzone che è nata con i TBC, quindi è stata la prima canzone nata con delle tastiere, diciamo, la formazione un po' più rinnovata, quindi è nata da un motivetto che avevo nella testa da un po' di tempo, e sì, poi un attimo trasformato in una canzone vera e propria, direttamente provata alle prime mie prove con i Together by Chance. Mm-hmm. Quindi provata di getto, composta là un po' sul momento, un po' nella mia testa nei giorni prima, e sì, decisamente una canzone che comunque è da più di un anno che è tra le nostre mani, che proviamo e riproviamo in sala. Ed è stata anche un attimino ritoccata nel tempo, giusto per arrivare a, insomma, a uno stato un po' più maturo rispetto magari alle picche trovate, che si chiama TBC, che contiene due canzoni, perché Stralci di Vita era già presente all'epoca quando abbiamo registrato quell'EP. Mentre invece l'abbiamo riproposto sul secondo perché forse sì, era già più matura per uscire fuori. Perfetto, perfetto. Tra l'altro vedo che la chat si è
si è ravvivata, vero Gian? Non so se la stai seguendo. Io non la vedo. I ragazzi, allora ti riporto quello che stanno dicendo. I ragazzi comunque la stanno sicuramente tenendo sott'occhio. Diamo il benvenuto a Carlotta, io l'ho già scritto, lo diciamo anche in diretta, che subito è entrata, saluta anche lei il tastierista, tutti pazzi per il tastierista questa sera. Diciamo che ho fatto un po' di pubblicità sleale, rompendo le scatole un po' in giro, quindi magari... hai fatto dello spam... Sì, esatto. Solitamente è il cantante quello che acquista, diciamo... diciamo fama, invece in questo caso è il tastierista che ruba il palcoscenico. Esatto, sei una band atipica. È la tipica ira da prima donna del cantante adesso che si sente, che state sentendo tutti quanti, l'invidia ci fa male. Esatto, ho paura che alle 11:30 non ci arriverete, farete a pugni prima, però queste sono, insomma, sono cose che adesso non so chi vi separerà, forse nessuno, forse vedete voi, noi tanti siamo lontani. Sai, insomma, il cavato staccherà la spina e buonanotte. Scusami? Che sai, staccherà la spina, che detta così sembra la sua spina, quello la che lo tiene in vita. Sono già con l'ossigeno. Stacca la spina. Ha una sua macchina che lo sostiene. È davvero interessante. Io direi che alle 22:53 di andare ad ascoltare anche un altro brano, caro Luca. Chissà, però che questa sera ce l'ha. Esattamente, no. Prima però ricordiamo anche i contatti, perché abbiamo rammentato quelli dei nostri ospiti, come giusto fare per far sì che i nostri ascoltatori e non solo possano aver modo di contattarli fuori anche da questo network. Ricordiamo sempre che tutto ciò che ascoltate, che riascoltatori questa sera, lo potete riascoltare e anche scaricare mediante il podcast che Sites nei prossimi giorni renderà disponibile sempre su siteswebnetwork.it. I nostri contatti, noi siamo presenti su Facebook come tutti, Sites Web Network, su Twitter @Sites, su YouTube abbiamo la nostra pagina Sites Radio, ovviamente siamo presenti anche con le nostre mail, la mail del grande capo, colui che ha creato tutto ciò e che cura anche la regia questa sera, nostro malgrado, è info@sites.com. la mail di Gianluca, questo ometto che vedete anche in video questa sera, oltre a essere il nostro direttore artistico, oltre a essere il conduttore di questo programma, conduce altre due rubriche, nonché programmi di cui più tardi magari ci darai un accenno, e la sua mail è gianluca@sites.com, e poi ovviamente quella del sottoscritto che cura un pochino tutta la parte organizzativa, quindi se volete venire ospiti da noi, se volete anche voi essere promossi, notare questo sottofondo che nel frattempo si è creato, potete tranquillamente scrivermi a luca@sites.com. ovviamente se volete seguire la pagina Facebook mettete, come di consueto, come per me è abitudine, consuetudine fare, il solito mi piace, e lo potete fare anche mediante il nostro sito siteswebnetwork.it sulla home page. Detto questo, caro Gian, e con questo sottofondo musicale, io direi che possiamo far sentire un brano. Sai, se avevi qualche idea o vado io? No, vai tu, dimmi tu tranquillamente, ragazzo. Hai qualche idea? No, non lo so, io se vorrei sentire... Scuso. Allora andiamo in ordine così come le ho trovate su giamendo.com qualche settimana fa, Aria Antica, e anche questa ha superato il migliaio di ascolti su Giamendo. Prego, Saiuz. Va bene, allora non do il mio solito vai, lo volete il mio vai? Va bene, bella questa cosa. Va bene, vai pure, state a casa tua questa. E vai col brano, Aria Antica. Ok, adesso credo che me ne andrò per sempre. Grazie.
Bene cari amici, siete sempre in diretta qui su Saiuz Web Network in www.saiuzwebnetwork.it. Sono appunto le ore 23, tra poco le 11 di sera, tra appunto qualche secondo, anzi forse nel momento in cui a voi arriverà il segnale le 11 saranno già arrivate, perché come ben sapete appunto in internet c'è sempre quel ritardo di qualche secondo. Le 11 di sera, ore italiane, quindi dell'asse dell'Europa centrale, CET, Central European Time, e un saluto lo vorrei dare a tutti i cari amici che ci ascoltano anche dall'altra parte dell'emisfero, dall'altra parte dei continenti vari che circondano questo splendido pianeta e che compongono questo delizioso pianeta che stiamo rovinando con le nostre mani. No, non voglio fare nessun discorso da Pianeta Oggi TV. E naturalmente un saluto anche a Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV, che voglio salutare e ringraziare insieme a Roberto di Indie Arts, perché sicuramente ci rimandano il segnale di questa trasmissione in diretta, come fanno ogni lunedì, o semplicemente rimandano comunque questa trasmissione e qualche puntata di Provvisoriamente Due Compari più Uno, due, che è quello che state appunto ascoltando e vedendo. Se andate nella web TV di Science Web Network mi vedrete, insomma, vedrete anche a me, ogni tanto compare Science. Certo, non è una bella visione, purtroppo gli ospiti di stasera non li potete vedere, ma li potete sentire, appunto i Together by Chance, e di cui abbiamo appena ascoltato un brano. Caro Luca, mi permetti due o tre appunti alle 11 di sera, tra una mezz'oretta poi andremo a chiudere, che poi non sarà alle 11 e mezza, come al solito sforeremo alla grande, ricordando che questa puntata, come diceva prima anche Luca, è a disposizione oltre in replica il giovedì pomeriggio dalle ore 14.30, quindi dalle 14.30, poi è a disposizione in podcast nelle nostre pagine sul web, in internet, quindi con www.saiuzwebnetwork.it troverete anche Provvisoriamente Due Compari e tutte le altre puntate, non solo di questa trasmissione, ma di tutte le altre rubriche, programmi e trasmissioni che vanno in onda su Saiuz Web Network, quindi Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV. Caro Luca, ti avevo chiamato in causa. Per cosa? Non lo so, secondo me è giusto per rammentare, sì, che anche perché sì, questa sera abbiamo, mi pare di capire, persone che non sono mai capitate su Saiuz Web Network, per invitarli, perlomeno non ascoltare tutti i programmi perché sennò diventerebbero matti, però almeno a guardare il palinsesto. Il palinsesto perché offre veramente tanti tanti spunti, alcuni programmi curati da te, altri da altri ragazzi che contribuiscono a sviluppare Saiuz Web Network.it, che ricordiamolo sempre dà voce e spazio a tutti, sia a livello di ospiti come questa sera i Together by Chance, sia come a livello anche di programmi e di speaker o potenziali speaker che si mettono in gioco in mostra con idee nuove, programmi nuovi e quant'altro. Per quello che riguarda alcune rubriche e programmi che curi tu, ce ne sono due particolarmente interessanti. Una è The Rock Band History, di cui veramente non smetteremo mai di parlarne, perché c'è veramente un mare di informazioni, di nozioni che tu di volta in volta trasmetti, raccontando la storia delle rock band che hanno fatto grande il rock nei decenni. Guarda questo sottofondo che metti, mi ispira. E Band Music Time, altro grande programma in cui, come per questa sera, dove intervistiamo band italiane, Band Music Time lo intervistiamo, anzi tu intervisti band straniere, quindi in lingua, è molto interessante perché c'è questo bilinguismo, no? Italiano-inglese, in cui tu devi fare da traduttore e riportare le domande e quant'altro, anche se siamo partiti un po' a rilento perché comunque è un programma un po' complesso, no? Da gestire per un network come il nostro, però pian pianino ci stiamo muovendo bene anche lì, ed è questa una delle ultime creazioni di Saiuz Web Network. Tantissimi altri programmi, vi invito veramente a dare un'occhiata al palinsesto. Detto questo, però io mi sposterei nuovamente l'attenzione sugli ospiti di questa sera e soprattutto sulla chat, dove ho scoperto che Carlotta ci ascolta dalla Germania, caro Gian. Carlotta è una delle fan dei Two Cup del By Chance. Guten Abend. Presenta. No, non mi permetterei presenta mai di parlare... Non mi permetterai mai di parlare in tedesco, cara Carlotta, ma ti diamo un saluto qui appunto dall'Italia, perché non vorrei sminuire anche questa splendida lingua del tedesco. Tutto il più potrei fare un saluto in inglese, o anche se io la Germania la adoro, ci vado spesso quando posso, perché l'ho scoperta e riscoperta come un gran bel paese, magari per me che ci vado ogni tanto, ma non sempre trattato bene, a differenza e a discapito di quello che si possa pensare con i nostri pregiudizi. Magari Carlotta scriverà, ma cosa dici?
perché ovviamente abitare in un posto è diverso che andare come turista e ospite dove è tutto bello. Però insomma devo dire un saluto alla Germania, splendida. Da quale parte della Germania, tra l'altro, caro Luca? Ci sta ascoltando Carlotta? Ci risponderà magari in chat, magari di Berlino, della Baviera, di Francoforte, di Stoccarda, non lo so, adesso ci devo dire a lei. Intanto vedo che sei in chat... mi piace intanto destreggiarmi in mezzo alla geografia, un po' a caso. Esatto, fai vedere che la sai, dai. Faccio vedere che la sai perché ne ho sentito parlare in realtà, capito? Io sono stato solo a Berlino. Vabbè, per quello che riguarda la chat, poi finalmente... Scusami, ritorniamo alla band perché li stiamo veramente lasciando in un angolo. Salutiamo Marco, sì, no, si scrive così in chat. Fantastico, questo è Marco solito, l'amico mio. Esatto, Marco è un pazzo scatenato anche lui, che ci dà un grande, grande saluto con un ciao del quale non conto neanche più le ho. Complimenti Marco, spero che tu ti sia collegato solo adesso, il tempo di andare a dormire. No, vabbè. Per quello che riguarda invece i ragazzi questa sera, eravamo rimasti, avevamo parlato un po' della loro storia, no? Il ragazzo più giovane ha 19 anni, quello più vecchio tra virgolette 25, sono di Venezia per modo di dire, tra Mestre, Marghera eccetera, la provincia, vicino Venezia, esatto, vicino a voi, sì. Che è letto che è di Treviso, ricordiamolo. Per quello che riguarda la musica, noi abbiamo avuto modo di scoprirli da giamendo.com, quindi questa sera pian pianino stiamo ascoltando quanti più brani è possibile ascoltare di questa band, e finalmente volevo un attimino soffermarmi però su altri aspetti. Innanzitutto, sempre perché accennavo dalla chat, c'era, se non sbaglio, qualcuno che chiedeva, che voleva ascoltare la canzone Come Se, che però purtroppo questa sera, caro guest, che non so come ti chiami, non sarà possibile ascoltare. Chi ce lo spiega per quale motivo? Beh, principalmente perché è del vecchio repertorio, quindi non abbiamo registrato tutte le canzoni, anche perché registrarle ha un certo costo, quindi siamo dovuti andare, abbiamo selezionato, diciamo, le canzoni un attimo più attuali, più fresche, quelle un po' più giovani. Perfetto. Mentre in realtà, Come Se è comunque una canzone molto richiesta, che è sempre piaciuta, che è nata, diciamo, anche con la formazione vecchia, però che comunque portiamo sempre fuori anche nelle nostre date. A proposito di date, cosa ci prospetta il futuro prossimo, come date, calendario, cosa abbiamo? Beh, in realtà adesso date sulla carta non ne abbiamo, seguiteci sempre su Facebook perché noi facciamo sempre molta pubblicità per questi eventi e al momento siamo alla ricerca, siamo più che altro in fase di composizione di nuovi brani. Esatto. Siamo ritornati in sala e quindi adesso stiamo riprendendo a lavorare sui pezzi, ce ne sono già alcuni e adesso cerchiamo un attimo di pensarne altri, perché l'obiettivo è quello di uscire non fra troppissimo tempo con un nuovo EP, perciò con un altro mini CD come quello che state facendo ascoltare questa sera. Perfetto, e se non sbaglio nel fuori onda qualcuno di voi, ovviamente non ricordo più chi perché faccio molta molta confusione, poi dopo le 11 la mia testa si disconnette letteralmente, sul Come Se, su quella canzone che purtroppo, come dicevamo, non potremo ascoltare, c'era stata era successo qualcosa di particolare, se non sbaglio, vero? Sì, in pratica abbiamo partecipato a un contest a Scorzè, di cui va bene non facciamo nomi, e in questo contest è stato creato praticamente un CD con le band a scopo benefico, e tra cui era presente anche Come Se. E quando questa canzone è stata presentata, giustamente il presentatore ha visto il nome in inglese Together by Chance e ha ben pensato di chiamarla Come Se, quindi ogni tanto noi ci perdiamo in giro. Esatto, in realtà non vuol dire niente, però insomma è una delle cose divertenti che è capitata in corso d'opera. Hai capito, Giallo, questo presentatore, e tu devi stare attento, Gian, perché anche tu presenti di tanto in tanto, quindi sì, occhio a non fare questi strafalcioni, perché effettivamente alla science. Come Si, chissà poi che significato poteva mai avere, perché effettivamente inizialmente è casuale. Vieni a vedere Come Si, se ci fossero le due, se ci fossero le due, effettivamente. E tra l'altro, caro Luca, vorrei agganciarmi al fatto che mi hai detto che appunto che anch'io faccio presentatore, perché posso fare un piccolo spazio marchette o è fuori luogo adesso? Aspetta, ci vuole una sigla. Spazio marchette. Prego. Tra l'altro vedo che Carrotta ha scritto che è da Stoccarda, mi sono permesso di leggere la chat per quanto riesco a farlo. Esatto, ma allora riesci a leggerlo? Ma con molte difficoltà, però incredibilmente...
qualcosina ogni tanto riesco a vedere a questa distanza. E da Stoccarda, Stuttgart, grande bella località della Germania, quindi un saluto a Carlotta, appunto, che appunto è, ho detto due volte appunto, ma non è un punto, e, che è fan dei TBC, appunto. Ripeto appunto per la terza, quarta, quinta volta. No, dicevo, caro Luca, fammi la sigla di Spazio Marchette. State per ascoltare Spazio Marchette. Vai Gianluca. E praticamente, dai, lo voglio dire anche perché saluto gli amici con cui farò questa cosa. Ho una settimana bella intensa, caro Luca, bella pregna di cose che sto facendo, tu come ben sai, ma magari qualcuno... Allora, devo fare la spesa, devo andare in palestra, sì. Pulire la stanza, fare la tante stanza. Cose, mettere in ordine, okay, però non manca mai perché la casa... È un pozzo non di San Patrizio, ma senza fondo. E allora, fra le varie cose che faccio, oltre a quelle teatrali, dove sai che appunto farò e curerò la regia di questo spettacolo di teatro musica, per cui abbiamo fatto le audizioni in queste settimane, sì, e ben presto partiremo. Quindi, se qualcuno fosse interessato, ma tanto non mi scrive nessuno, non è un problema, scriva pure a gianluca@science.com. Ma questa settimana in particolare, mercoledì 16 ottobre, quindi dopodomani, mercoledì pomeriggio sera alle ore 18, presenterò anch'io ovviamente, faremo questa presentazione del libro di quest'opera che appunto vede coinvolte, ecco qua i vari linkaggi che volevo fare, caro Luca, Domenica Zamara, appunto questo soprano drammatico che abbiamo avuto. Ah, che è tornata allora dai States. È tornata dagli States, Dominica, e ci ritornerà, come lo diciamo sembra una cosa... Cioè, viene e se ne va, fantastico. Sì, andiamo. No, Dominica è eccezionale, dobbiamo ancora incontrarci, devo ancora sentirla per bene, che mi racconta un po' questa esperienza. Tra l'altro ho visto nelle varie foto che ha pubblicato in Facebook, che con Kevin Spacey, questo attore... che ha presentato questa serata dove lei cantava, ha avuto anche molto successo. E appunto, presso la sala Livio Paladin di Palazzo Moroni a Padova. Sì. Scusa se ti interrompo, cioè lei praticamente è passata da Science Web Network a Kevin, esatto, Spacey. Cioè il passo è breve, eh? Adesso il Together by Chance, la settimana prossima si devono vedere con Ligabue per dopo fare un tour, esatto. Apriranno il tour di Ligabue, sì. Non lo sapevi, adesso lo sai, no. Esatto. Dopo Science, ricordatevi di noi quando un giorno sarete chi sarete. Vi manderemo i plettri del Liga, dai. Sì, grazie, perché dopo ci sono senza letto, infatti. Ma guarda, Marco Ligabue dovrebbe venire nei prossimi mesi ospite, non si sa quando, forse per la fine dell'anno, non lo so. Il fratello maggiore purtroppo è ancora al di là al di là della staccionata, della barricata, quindi no, lo aspettiamo da diversi mesi Marco Ligabue, chissà che arrivi, insomma, dai Luca, ce l'auguriamo. E dicevo appunto, mercoledì alle ore 18, per chi magari è nei paraggi di Padova e quindi Veneto anche o provincia di Padova e limitrofe, al Palazzo Moroni, sala Livio Paladin a Padova, appunto terremo la presentazione di questo libro scritto dell'opera, appunto La Serva di Padova, scritto da Vincenzo Faggiano, questo autore di Padova, questo amico anche ormai a furia di mettere in piedi quest'opera, che faremo il 5 dicembre, dove io appunto in questa opera reciterò una parte come attore, e invece mercoledì 16 alle ore 18 appunto non solo condurrò, diciamo così, un po' la serata, dove vi saranno il vice sindaco, l'assessore alla cultura, vi saranno dei professori universitari, il maestro Marco Fedalto Zara, che è stato anche ospite nostro per le musiche di un festival di animazione di Venezia che abbiamo fatto appunto l'anno scorso, io che leggerò dei passi e dei brani appunto tratti dall'opera stessa, e Domenica Zamara stessa ci sarà, e Claudia Della Giustina, che è un altro mezzo soprano, e Michele Manfre, che è un tenore, cioè suoneranno appunto alcune arie dell'opera, quindi per chi vorrà vedere e sentire questo dramma lirico, diciamo la presentazione di questo dramma lirico, naturalmente con la partecipazione appunto dei protagonisti di questo dramma, sarà ben lieto, anzi saremo ben lieti noi di averlo alla sala Livio Paladin, Palazzo Moroni di Padova, dalle ore 18 mercoledì 16 ottobre, con relatori, alcuni docenti dell'Università di Padova e dei giornalisti appunto che interverranno e che appunto diranno la loro chissà cosa. No, io non so nulla, dovrò presentare, ma non so nulla, lo saprò un'ora prima di caro Luca, quindi devo stare attento a non fare quelli di Camsi, come dicevano i TBC, poc'anzi. Esatto. E poi, caro Luca, non finisce qui, perché questo è appunto il
mercoledì 16 ottobre, ma il giovedì 17 ottobre, altro appuntamento importantissimo dove mi vede, naturalmente non voglio dire protagonista perché non sono protagonista né nell'uno né nell'altro, ma così insomma di riflesso interessato direttamente e indirettamente, perché con la Stefania Ottaviani che cura la regia della Serva di Padova e che sarà presente appunto mercoledì 16 ottobre alle 18 lì a Padova, faremo, lei invece anche con il Lions Club di Padova ha fatto questa serata in onore a Lucio Battisti, questo famoso e nostro veramente strepitoso cantautore che, guardate, veramente più lo ascolto e più mi rendo conto della grandezza di questo, di quest'uomo, almeno dal punto di vista artistico. Poi purtroppo sappiamo che le varie vicende umane e personali l'hanno un po' messo nell'ombra, ha voluto un po' in questo modo un po' strano, no? Esatto. Sparire, diciamo, ha fatto, così. Ha fatto esattamente quello che oggi, cioè oggi si fa esattamente il contrario, oggi si vuole esattamente apparire. Esattamente il contrario, esatto, esattamente. Esattamente. E quindi questa serata in onore, appunto anche per beneficenza, perché è uno scopo veramente benefico importante, e poi magari vi accennerò un po', mi sarebbe piaciuto avere la Stefania appunto qui in onda. Che saluto, cara Steffi, un abbraccio veramente di cuore anche per gli strepitosi musicisti con cui mi ha dato l'occasione di provare questi due brani che interpreterò come voce narrante, recitando appunto in scena due brani di Lucio Battisti con loro, con questi musicisti ed una ballerina che ballerà appunto sulle note di queste due canzoni che faremo. Ovviamente io le recito, recito il testo e loro suoneranno e balleranno. Davvero strepitosi questi musicisti simpatici ma soprattutto bravi, e quindi ringrazio la Steffi per avermi dato l'occasione di queste belle conoscenze, diciamo così. E questo si terrà appunto giovedì 17 ottobre alle ore 20:45, quindi ingresso naturalmente a pagamento ma per uno scopo benefico, perché va tutto in aiuto a delle associazioni che aiutano praticamente i ragazzi che hanno difficoltà e anche per case e cose di questo tipo. Scusa, quindi, se ti interrompo, ma noto che la chat è impazzita perché a partire da Marco e quant'altro, perché infatti effettivamente c'erano tante le cose da dire a riguardo per questo spazio Marchetti, però infatti questa band che abbiamo lasciato in un cantuccio ormai c'è da metterci la naftalina, perché effettivamente l'abbiamo lasciati lì, sì, mi hanno insultato dalla chat, ho capito, vabbè, non dirò più nulla che riguarda il sottoscritto, va bene. No, vabbè, più che altro è interessante soprattutto lamentare come hai fatto questi artisti che li abbiamo anche conosciuti, sono veramente eccezionali, però finalmente ridiamo la parola ai Together by Chance, anche perché come diciamo prima, il tempo è tiranno e ci sono ancora altre cose da dire e altra musica da ascoltare, quindi ragazzi io vi ripasso la parola dopo averla strappata, scherzi a parte, da Gian, e vi volevo chiedere una cosa che chiedo sempre arrivata a questo punto della serata, no? Voi siete partiti qualche annetto fa, la band era composta da elementi diversi, oggi voi siete voi quattro, uno l'abbiamo perso per strada ma lo recupererete, con questo stile di musica che pian piano state facendo vostro, ognuno ha portato del suo, ma voi adesso dove volete arrivare come progetto? Se vi siete già guardati avanti oppure state lavorando giorno per giorno? Beh, diciamo che è un po' un lavorare giorno per giorno, anche perché voi forse lo sapete meglio di me, ma il mondo della musica diciamo non è proprio un mondo tenero, quindi è abbastanza difficile spiccare in mezzo a tanti, anche perché adesso più di un po' di anni fa è molto più semplice forse poter portare fuori un lavoro proprio, quindi registrare, i costi si sono abbassati molto e quindi anche e soprattutto anche l'ampia diffusione di internet, però al contrario ti permette di raggiungere molte più persone sapendola intelligentemente usare. Sì. E quindi in realtà sì, il nostro è un giorno per giorno, noi comunque non smettiamo di lavorare perché già adesso abbiamo 4 brani fermi da portare in sala. Quindi potrebbe essere un fantomatico nuovo EP, a meno che non si aggiunga, tolga, chi lo sa. Comunque è sempre una continua evoluzione e crescita tutti assieme, quindi è ben difficile dire adesso ma per il prossimo EP abbiamo già canzone 1, 2, 3, 4, quindi in realtà è chi vivrà vedrà, anzi in questo caso ascolterà, quindi sì, non abbiamo esattamente un progetto fisso, anche perché siamo tutto sommato tutti realisti.
Quindi questa è la nostra passione, una nostra grande passione che ci accomuna, ci unisce e cerchiamo di portarla avanti meglio che possiamo. Perfetto, perfetto. Quindi oggi per ovvi motivi non riuscite ancora a vivere come molte band giovani, emergenti, eccetera, di musica, però sicuramente sarebbe questo, come penso tutti, il sogno del cassetto, no? Cercare di diventare, no, un passo alla volta, con tutta la gavetta, per amor del cielo, una grande band. E ti chiedo una cosa, per quello che riguarda, che negli ultimi anni abbiamo visto ovviamente questi reality, fare veramente come dire man bassa di tutti questi giovani talenti, perché di fatti tutti quanti si precipitano ai vari X Factor eccetera. Voi vi siete mai presentati a uno di questi reality oppure li lasciate fuori dalla vostra vita? Beh, diciamo che è un po' difficile presentarsi in quattro, perché i reality finora hanno, forse tranne uno, hanno comunque sempre sponsorizzato la singola voce, il singolo artista, cantautore, diciamo, cantante, sì, o cantatore che sia. Quindi era un po' difficile portare noi quattro qui, per esempio, a suonare e cantare tutti assieme. Quindi sì. In quel caso là è un po' sarebbe un po' come andare controcorrente, ecco. Infatti, ho capito. No, vabbè, per dire X Factor, adesso non per pubblicizzarlo, anzi noi pensiamo un po' anche contro questi reality, perché forse no, focalizzo l'attenzione e passano anche un messaggio non proprio ottimale, nel senso che anche lì non c'è tanta gavetta, se ci pensi, no? E quindi a noi piace più vedere un artista, una band come la vostra, che zitti zitti, un passo alla volta, no? Un brano dopo l'altro, si matura insieme, si cresce insieme e possa arrivare da qualche parte. Però effettivamente abbiamo visto, abbiamo conosciuto anche persone che sono passati da quei reality, quindi mi piace sempre sapere anche la vostra idea a riguardo, come li vedete, come appunto mi hai risposto. Per quello che riguarda, vedo che sono le 23:22, sai, io manderei un brano, visto che c'è ancora tempo per mandarne qualcuno, e se non ti dispiace, che cosa potremmo sentire, caro Saius? Saius? Saius si è addormentato? No, non mi sono addormentato, volevo tenervi così sulle spine. Dicevo, Icaro va bene? Va benissimo, Icaro. Perfetto, adesso per quanto riguarda su questo brano ce ne parlate dopo? Va bene, va bene. Ok, allora andiamo dei Together by Chance, Icaro. Wow, la prima volta che dico bene quasi bene un nome. No, no, hai sbagliato la pronuncia, si dice Icaro, perché è come Camsì, è come Camsì, siamo sullo stesso esatto. Film. Ma per piacere, ma per piacere. E vai col brano, vai! Non mi vergogno se lo tengo stretto ogni momento. È pura la follia, non so cosa mi prende se rinchiudo una bugia. Cerco libertà, sogna di volare, sogna di sentire. Se tira fuori tutto, non pensa a niente, cerca di volare. Sempre hai sentito che tu puoi sognare solo se li chiudi gli occhi e disteso sopra un letto dolce. Rasenta la pazzia, un sentimento pallido di un volo dentro te. Mi resiste. Vola basso, attento, Icaro. Non rischiare, non rischiare la
Ed eccoci qui in diretta web radiofonica dal palinsesto di sizewebnetwork.it. Provvisoriamente i due compari più uno è un programma. Questa sera abbiamo Together by Chance, i nostri ospiti. Ricordiamo che noi siamo un programma che fa parte di appunto Sizeweb Network, network indipendente senza scopo di lucro. Su questo network non vedete passare pubblicità, è tutto assolutamente free, tutto libero. Noi siamo uno dei pochi network che dà spazio e voce a tutti. Come lo facciamo? Con programmi come questo, in cui ogni lunedì sera ospitiamo delle band, degli artisti, come questa serie Together by Chance, più o meno affermate. Abbiamo avuto anche ospiti famosi, abbiamo avuto anche dei DJ importanti, per esempio anche la settimana scorsa di Radio 105 e quant'altro. E noi, un passo alla volta, una puntata dietro l'altra, no? Stiamo costruendo questa schiera di contatti, di amici e di quant'altro che appunto sono stati i nostri ospiti e che continuano a seguirci, proprio perché non chiediamo e non diamo nulla. E ci tenevo a precisarlo proprio perché vogliamo che anche gli ascoltatori sappiano questo, che non è facile oggi ritagliarsi un po' di spazio, no? Perché è molto semplice postare un video su YouTube oppure postare un brano su Giamendo, però se poi non riesci a promuoverlo purtroppo può essere l'artista migliore al mondo, ma sappiamo che oggi c'è tanto materiale. Poco prima del brano, dello stacco musicale, ricordavamo i social network che sono una grande vetrina, però sono anche molto finta, molto fittizia, bypassa tutto quello che è la gavetta che invece i Together by Chance stanno facendo. E proprio perché noi di Sizeweb Network crediamo nel loro lavoro, noi non li conoscevamo fino a qualche settimana fa, e dove non ci hanno neanche contattato, li abbiamo trovati noi e abbiamo preferito dare spazio in una diretta web radiofonica, che non è solo diretta, ci sarà una replica giovedì pomeriggio dalle 2 alle 3 e mezza, ci sarà il podcast nei prossimi giorni, dove appunto potrete scaricare e riascoltare non solo in video ma anche in radio, in audio, questa puntata. Quindi mi raccomando, state sempre collegati, cari amici della chat, perché sicuramente potrete scaricare appunto questa puntata per riascoltarvi i vostri beniamini. Ma torniamo a noi, cari baldi giovani. Abbiamo appena sentito la canzone Icaro, scherzi a parte, e vedo che avete anche postato sulla chat un video di YouTube che non ho ancora avuto modo di guardare, penso che lo farò o al prossimo stacco musicale o forse anche dopo la diretta, visto che siamo già alle 11:30 e Saiu c'ha qualche linea di febbre, mi dicono dalla regia, e quindi non si sa se la regia riuscirà ad andare avanti, scherzo a parte, fino alla fine. Tornando a noi, della quarto elemento, che questa sera purtroppo non c'è, però non abbiamo detto nulla, a chi lo chiedo? Marco, dimmelo tu. Va bene, allora dai, Alberto, come abbiamo già detto, ha 21 anni, è il nostro batterista, membro fondatore assieme a Davide di Together by Chance. Hanno suonato assieme anche in altre occasioni, in altri momenti musicali al di fuori della band. E lui è partito come chitarrista all'interno di Together by Chance, per poi riconvertirsi come batterista, un po' per necessità, un po' forse per passione. E lui ha composto, diciamo, una buona metà del repertorio assieme a me, la parte un attimo più diciamo più gli inizi, e anche la direzione, che ha composto, diciamo, a quattro mani tra me e Alberto. Lui è uno studente di informatica all'ultimo anno, e ha lavorato per un periodo, insomma, sì, è un ragazzo impegnato anche lui. Perfetto. E non ho capito, lui però nella vita cosa fa quando ovviamente non suona? Che non mi è arrivata bene forse. Ah, come la sua vita universitaria, possiamo dire anche. Lui informatica all'università. Sì. Perché insomma, non mi è arrivata, forse l'avevi anche detto, non mi è arrivato bene. Sì, anche per un periodo ha lavorato e studiato nello stesso tempo. Infatti avevo studiato anche lui, è un ragazzo impegnato, insomma. Perfetto. Gian, vedo che forse hai ripristinato i problemi tecnici, sei con noi? No, forse non è ancora arrivato. Caro Saiuz, siamo quasi alle battute conclusive, caro, se non ti abbiamo lasciato molto la parola. Volevi chiedere qualcosa ai ragazzi questa sera, visto che manca poco? No, io ho ascoltato i loro brani,
insomma, Icaro è quello che mi è piaciuto di più. Icaro, come si dice, scusatemi il mio inglese, ma io no, è giusto, no, io è italiano. Cioè, lui c'è cascato, lo sapevo. Vabbè, come dite voi, però secondo me è quello che mi è piaciuto di più come brano, quindi non, su questo non ci piove, ecco. E io aspettavo sempre che Luca me lo dicesse, alla fine insomma l'ho detto io. No, ma perché io voglio che la gente sappia, senta la tua calda voce, caro Saiz. No, vabbè, calda sì, perché con 38 va bene. Va bene così. No, io speravo di riprendere Gian perché era caduta la linea con lui. Comunque vedo che non si esatto, sente. Magari, esatto. Sì, ma forse diciamo a ripristinarlo per la fine del per i saluti finali, ma visto che non manca. Quindi vai tranquillo pochissimo. Perché non stai andando bene, ti promuovo, no? Scherzo a parte. Dai. Tornando a noi, no, quindi vorrei fare un attimo un ricordare, riaggiornare che si fosse persa la prima parte della trasmissione. Band e To Get a Bad Chance pescati da Giamendo, selezionati, mi piace di più, da Giamendo. Ricordiamo che noi apprezziamo questa cosa perché appunto utilizzate la licenza Creative Commons, che è libera e fruibile a tutti. Non so se vi è già capitato di trovare qualcuno che, a parte scaricare la vostra musica e magari farla ascoltare, non so che altro, vi sovvenziona o vi ha già sovvenzionato. Scusami, sai? Dopo sì. Sovvenzioni ancora no. No, questo volevo appunto, volevo spronare chi scarica i brani da Giamendo, che li ascolti, che sono liberi, eccetera. Però secondo me mandare un obolo agli artisti che si mettono insomma in gioco, insomma il loro lavoro, non sarebbe male, oppure procurargli anche delle serate, o no? Esatto, e tra l'altro ricordiamo che Giamendo è una grande, ottima vetrina. Purtroppo in questo mare magnum della rete c'è veramente di tutto, nel buono e meno buono. Noi speriamo veramente che con questa diretta, con il podcast che maturerà, no? Che scaturirà da questo, riuscire un pochino di dare anche nel nostro piccolo contributo. E a livello, una cosa che non vi ho chiesto, che tendenzialmente chiedo sempre, staccandomi un attimo da questo discorso, a livello di contest musicali, ne avete fatto qualcuno? Come sono andati? Allora, diciamo che forse abbiamo una certa maledizione per i contest. Quindi abbiamo, tra un po' i membri, diciamo, perché non so se voi avete notato, però non abbiamo un bassista noi. Infatti anche questo è una singolare. Cosa singolare, esatto. Sì, perché a un certo punto ne abbiamo provati comunque un po', e bene un po' erano un po' sulle loro, cioè un po' menefreghisti, e questo un po', diciamo, ci ha segnati. A un certo punto ha detto, scusa, ma allora perché dobbiamo per forza avere un bassista? E in realtà quindi abbiamo cercato un attimo di fare una cosa un po' più difficile, che è quella di suonare un po' con delle basi. Quindi noi solitamente il basso è in base quando suoniamo dal vivo, o dal vivo in sala, insomma. E un po' qualche, diciamo, pacco tirato dai bassisti, un po' qualche scena un po' rocambolesca dei service, insomma, sì, non siamo stati molto fortunati, insomma, come contest, però anche lì è comunque sempre un'ottima esperienza per fare gavetta e per avere l'opinione magari di gente che ne sa qualcosa, per essere anche un po' sotto quella tensione che è diversa da un live normale, da un'andata in un locale, per esempio. Sì. Cioè, almeno, quindi anche suonare un po' sotto sforzo, possiamo dirla così, esatto. Comunque fa esperienza, ecco. No, esatto, io non l'ho mai vissuta come artista, perché non lo sono, anzi sono la cosa più lontana possibile dall'artista, però per quello che riguarda, anche recentemente siamo stati a un meeting dove c'erano appunto molte band che hanno vinto anche dei premi, tutti emergenti, eccetera. Effettivamente mi rendo conto che la tensione era palpabile, no? Si tagliava a fette all'inizio, poi magari parti e va tutto in discesa, va tutto bene, però è vero che in quel momento lì avvertivo anche nelle chiacchierate che ho fatto con queste band artisti, veramente c'era ognuno incrociava le dita a modo suo, faceva tutte le scaramanzie del caso. Che ora sono, caro Saiz? 23:36, 35 per l'esattezza. Eccolo. nonostante le maledizioni,
nonostante le maledizioni di qualcuno che mi vorrebbe far togliere la voce, tu ci sei sempre, tu ci sono sempre tu per tutto, e continuerò con quello che stavo dicendo prima, facendomi i cavoli miei. No. Perché dico, dici dico. Tu speravi che io, ma sotto, ti voglio bene, guest, nonostante tu critichi me stesso, ma ma tu non mi conosci, anche se mi hai già visto, io non conosco te. No, scherzi a parte. Cari amici, allora, cari amici dei TBC, allora, anche voi annoverati fra gli amici di Science Web Network, con questa puntata 31esima dedicata a voi, le porte di Science saranno sempre aperte, quindi quando volete, potrete tornare da noi. Come sempre, noi siamo un network indipendente che diamo spazio a tutti, e come il grande amico Marco ha scritto, lo spazio che diamo noi è oro, per cui qualsiasi minuto voi avrete a disposizione da noi sarà sempre regalato, e sarà un piacere avervi tra i nostri. Ovviamente anche le vostre canzoni gireranno come quelle di tutti gli altri qui su Science Web Network, in www.sciencewebnetwork.it, quindi se ascolterete Science Web Radio vi sentirete magari ogni tanto anche voi con le vostre canzoni, giusto Luca? E vi sentirete anche un po' a casa, cioè, tipo la Barilla, sì. Sta cosa. Sì, esatto, sì. perché effettivamente sai, il suo Benetton è un po' la casa di tutti, se ci pensi, no? Perché è un effettivamente po' a caso, sono... è un po' è casa a caso anche, vero, questa cosa. No, quindi no, ribadisco quanto detto da Gian, se anche per i prossimi lavori ci dovesse essere qualche nuovo, la band dovesse continuare su questa strada sfornando nuovi pezzi belli come i precedenti, e anche di più, ben venga, fateceli sapere, mandateceli, e noi cercheremo di promuoverli fin dove possiamo. Non so cosa ho detto, ma l'ho detto così anche. No, scherzi a parte, 23, 37, 38, non so mica che ora è, più che ora è, allora saremo già fuori orario su quelli che sono i canoni di provvisoriamente i due compari più uno, quindi Azzà. Potremo appropinquarci. Ma no, caro Luca, il tempo è ancora lungo, perché solitamente noi alle 23.30 dovremmo chiudere, però se non ci prolunghiamo fino alle 23.50 non siamo contenti con i saluti finali, giusto caro Luca? Potrebbe svenire, perché ormai credo che abbia 47 di febbre, perché lui sa che non è un uomo, cavolo, poverino, sì dai, andiamo, povera dai. Stella, no, beh, mica per altro, no, scherzi a parte, ribadisco, dicevo, quello che hai detto tu, per quello che riguarda la chat questa sera mi ha fatto molto piacere che fosse molto piena, molto piena, sì. Presente, si è mossa tanto. Ovviamente vorrei salutare tutti quelli che hanno scritto e quelli che ci hanno ascoltato, ovviamente in primis le signorine Carlotta, Jessica che è una bella signorinona, direi. Hai i baffi, no? Per caso hai i baffi queste signorine? Sì, non faccio battute, già, sai? No, Crosetta, direi, e ovviamente salutiamo il grande amico Marco che ci ha raggiunto anche lui. Stasera non ho visto Walter Mazzeo, il nostro altro che non lo sentiamo. È perché è non mi sarebbe dispiaciuto sentirlo, perché comunque è sempre, sai, un occhio di riguardo, lui che è un artista. Poi volevo salutare Melinda che ci aveva scritto qualche oretta fa, ormai, perché sei passato un po' di tempo. Ma ovviamente un grande, grande abbraccio, un grande saluto vorrei darlo ai TBC, Together by Chance, che loro, forse non lo so se lo sanno o non lo sanno, ma stanno facendo un grande lavoro. Se non se ne sono resi conto, penso che nei prossimi mesi o anni, guardandosi alle spalle, buonanotte, guardandosi alle spalle... Capiranno quanto di buono stanno facendo, perché sia dal punto di vista musicale, sia con questo deficit del bassista, sia perché utilizzano una piattaforma come Jamendo, che è libera e free, Creative Commons, quindi veramente noi sposiamo appieno. Credo veramente che potranno fare tante tante cose belle, e quindi finalmente potranno anche loro raccogliere ciò che stanno con tanta fatica, tanta gavetta seminando. Quindi metto un in bocca al lupo a questi 3 più uno che non c'è, che a caso, su questi quattro baldi giovani. Grazie di cuore a voi, che comunque grazie a voi. Perfetto, Gianni, io ti passo la parola, perché sicuramente vorrei salutare Davide, Marco, Alberto e Antonio. Ti ho detto anche i nomi, eh? Sì. Il 3 più 1 che manca, poi. Esatto, 3 più 1, perché esattamente. Vai Gianni.
Allora io saluto appunto Marco in particolare, ma non perché non saluto gli altri, Davide, Alberto, Antonio, ma perché ovviamente sono... Sì. No, gli altri no, chi sono? No, scherzo, no. E, naturalmente ringraziandolo poi appunto abbiamo il... i contatti, teneteci pure aggiornati su quello che farete adesso, appunto, come vi chiedevamo, ci dicevate che non avete altre date prossimamente, però se ne avrete non vi preoccupate naturalmente di contattare Saiuz Web Network, che faccio sapere, grande mitico Saiuz ve le pubblicherà e vi darà la possibilità di vederle, naturalmente dà la possibilità agli altri di vedere le vostre prossime date, perché no, magari potremmo anche incontrarci a qualche vostro concerto se sarete appunto nelle zone nostre. Venga. E quindi occasione appunto di vederci. Poi ovviamente, perché no, io ve la butto lì, quindi guardate un po' quante cose si possono fare con Saiuz Web Network: mandare anche in diretta un vostro live, e una sera, quando volete, naturalmente, se ve la sentite, si può, visto che voi avete tutte musiche sotto licenza Creative Commons, e quindi sapete Jamendo, che è un sito, un portale che vi aiuta anche a diffonderle, e, non essendo SIAE, noi possiamo anche trasmettervele, quindi se vorrete ci sarà anche questa bella esperienza da fare, perché noi di Saiuz l'abbiamo già fatta per altre band, e quindi siamo già, caro Luca, dei veterinari, cioè dei veterani. Siamo già scafati, siamo già scafati. Siamo già degli scafisti. Ecco, no? Po' scafisti, no, beh, questa è la pezza, è la quasi quanto la mia fatta alle 10:15. Sì. Anzi, io vorrei, visto che non ne parliamo mai di attualità in questa trasmissione, naturalmente fare un minuto di silenzio, no, perché non è altro, però fare un ricordo a quei brutti fatti che stanno succedendo, insomma. Nella nostra penisola isola, caro Luca, se possiamo, mi sembra di essere tornato alle prime puntate con Saiuz, esatto, quando eravamo io e lui commentavamo fatti di insomma, sociali, attualità, la cosa particolare è che abbiamo appena detto una cosa tristissima e un secondo dopo ci stiamo ridendo sopra, cioè è fantastico, sopra, sì, come non c'è niente da ridere, ovviamente. Beh, infatti siamo pazzeschi, no. È allucinante, anzi, questa cosa, no, in questo non siamo irriverenti, anzi, cioè, abbiamo un profondo rispetto per tutto, anzi, chi ci conosce, anzi, lo sa. E tra l'altro, non per autopromuoverci, anzi mi piace farlo, Saiuz nei programmi che segue, proprio lui da solo cura anche uno di politica barra attualità, e quindi credo che, se non ne ha già parlato, parlerà anche di questo, quindi state collegati sul palinsesto di saiuzwebnetwork.it. 23:43, io saluto anche che abbiamo il nostro ascolto varia gente, tra cui anche, ti ricordi, i nostri compagni di stand, caro Luca. Ah, ci stanno ascoltando? Sì, abbiamo Emanuela con noi di Radio Studio A o Studio Radio A, com'era? No, non puoi sbagliare il nome della radio. Non posso sbagliare il nome adesso, mi scriverà e la Emanuela mi redarguirà, raro. Le ho dette tutte, no, ma andiamo, ma naturalmente Radio è ovvio A. Che sì, Radio Studio A, è ovvio che diamo un saluto, un caro abbraccio anche a loro dalla Puglia, no, anzi, veramente la Pescara, però lei era della, esatto, Puglia, cioè, lei è una Pescara, esatto, del sud, praticamente, esatto, un po' più giù, esatto. E comunque, no, rido perché leggo ora il messaggio di Saiuz che mi scrive: non posso parlare per via dei cani. Infatti sentivo sotto mi sentite, Saiuz è qua, sì, vicino a voi sempre, con questa voce molto aiuto. E quindi va bene, dai, un saluto a tutti quanti, un saluto a coloro che sono stati al nostro ascolto. Io vi do appuntamento, per chi sarà in zona Padova, appunto il mercoledì 16 e il giovedì 17, con questi due appuntamenti in cui mi vedranno, insomma, impegnato anche questa cosa. Chi vorrà venire, anche gli amici dei TBC, se sono in zona, naturalmente. Emanuele mi ha scritto: Radio Studio, non avevo dubbi. Allora, cari amici di Saiuz Web Network, avete ascoltato la 31esima puntata di Provvisoriamente i due compari con Together. Vai Luca, fatila tu il resto. Vai. Perché non vuoi sbagliare? No, a parte questo. Together, no, by Chance. Sai come abbiamo fatto a Faenza, al May, no? Che diciamo a volte, no, ti lanciamo le cose, una dicevo io, una tu. Ma non siamo, sì, presenti, quindi non ci vediamo. I Together, esatto, by Chance, questo Chance, gruppo da Mestre, che vi consigliamo di ascoltare, appunto trovate tutto quanto nel sito, anche tramite noi di Saiuz Network trovate link, scriveteci
a info@chiocciolasize.com per il grande capo, a Gianluca@chiocciolasize.com per il sottoscritto e a Luca@chiocciolasize.com per parlare con Luca, no? Per fissare un appuntamento con Luca, nel senso che se volete venire anche voi, sì, esatto, se volete venire anche voi ospiti nelle nostre trasmissioni dei lunedì sera in diretta web dalle ore 22 ore italiane, naturalmente lo potrete fare fissando una data, un appuntamento al buio, nel senso che non saprete quando sarà disponibile il lunedì con Luca. E naturalmente anche voi, come il TBC questa sera, il TBC Together by Chance, sarete annoverati tra gli amici di Science Web Network. Una buonanotte a tutti e a lunedì prossimo. Buonanotte, ciao. Sarà. Buonanotte. Ciao Marco, ciao Antonio. Buonanotte a tutti e a lunedì prossimo. Ciao. Chi ci sarà, Luca? Possiamo preannunciare che ci sarà Luca? Luca ci sarà? No, io, sì. Non, io potrei dirvelo, ma invece non ve lo dirò perché voglio che rimanga... Perché non siamo sicuri. No, perché sai che nella sicurezza l'abbiamo il mercoledì e neanche, quindi è ancora presto. Certamente sì. Conferma, arriva in settimana. Allora, un saluto caro alla chat, in particolare al mio caro amico Marco, che come sempre grazie per i suoi interventi. A Carlotta abbiamo detto, ricordiamo ancora una volta, che ci augura la buonanotte, ai TBC stessi che hanno scritto e a quant'altri sono stati, anche a Guest stesso gli diamo la buonanotte, visto che saluta anche no. Dai, comunque dai, visto che tu me vuoi tirarmelo fuori dalla bocca, la settimana prossima, il 21 ottobre, ci saranno il Rifugio Zena, altra band italiana, che se non erro l'abbiamo conosciuto proprio in quel del, di Faenza, in quel del May. Può darsi che mi sbagli, perché a quest'ora sai che non connetto più con col cervello. Sì. Detto questo, buonanotte a tutti, a chi ci ha ascoltato, a chi non ci ha ascoltato, a chi ci ha scritto, a chi non ci ha scritto. Ci vediamo lunedì, anzi ci sentiamo lunedì prossimo. Ancora un grazie di cuore ai Together by Chance. Buonanotte. Notte. Ciao. Ciao ragazzi. In www.sciencewebnetwork.it. Ciao.